La mostra è una delle nostre attività in qualche modo tradizionali. Da circa 10 anni, da quando è nato questo progetto Conservare il Futuro, curato dalla nostra Chiara Bertola, che è il nostro consulente per l'arte contemporanea. È un progetto che è iniziato in modo autonomo e che poi è stato accolto e sostenuto, diciamo, dalla Regione del Veneto, che da almeno 6 anni lo sostiene, lo promuove, che vede un artista contemporaneo invitato a lavorare in uno spazio neutro della fondazione, ma anche a confrontarsi con uno spazio invece storicamente firmato e segnato, che è il nostro museo, cercando di leggerlo e farlo leggere al pubblico, ma anche a noi che lavoriamo qui dentro, a darci una chiave di lettura diversa da quella che normalmente abbiamo e quindi a farci riscoprire un linguaggio alternativo a quello tradizionale e classico. Questo devo dire è un progetto che la Fondazione, ma diciamo anche tutte le persone che poi sono state coinvolte mano a mano in questo percorso, amano moltissimo, perché è un percorso che ti aiuta a crescere personalmente, professionalmente e anche culturalmente, perché è un modo, devo dire, attualissimo di guardare la realtà, con occhi che si abituano alle differenze e alle diversità e che le accolgono come parte come parte, fondamentale di una crescita, di un percorso che si porta avanti. Devo dire che in questo nostro progetto sono passati artisti di grandissima qualità, ne faccio alcuni nomi, tipo Ade Agbo, tipo Stefano Arienti, ma anche Maria Teresa Sartori, piuttosto che Maria Morganti, piuttosto che Elisabetta Di Maggio, che in alcuni casi, con una grandissima sensibilità e una grandissima delicatezza, hanno lasciato dei piccoli segni dentro al nostro museo. Quindi anche il nostro museo, che è un appartamento settecentesco di una famiglia nobile veneziana, che ha quindi tutte le caratteristiche per essere come atmosfera, come tipologia di prodotti artistici, diciamo, che vi si mostrano, una cosa molto molto classica, ha in sé invece delle piccole briciole, dei piccoli segnali che guardano al futuro, ecco, al nostro futuro.